Robinho fischia adesso l'arbitro, avanti Napoli, siamo tutti contenti. Lo stop di petto di Gargano è sbagliato, Ibrahimovic, in prima marcatura c'è Campagnaro, poi Robinho, ancora Ibrahimovic, attenzione, inserimento di Ibra, nulla di fatto, gli azzurri, mentre rivediamo l'iniziativa scaturita da Ibrahimovic, doppia triangolazione, poi contrasto in aria, spalla contro spalla, nulla di fatto. Blocca il Napoli, ma andiamo adesso, dai Amsic, non farti chiudere, dai Amsic, cede il pallone ad un compagno libero, ancora Marechiaro, no, sbaglia il tocco, Robinho è libero da quest'altra parte, Zedorf, attenzione, il destro, la parata di Morgan De Santis, lo scarico ancora per Gemaili, rallentiamo il ritmo, ma dobbiamo andare a colpire, non dobbiamo sprecare questa iniziativa offensiva, ancora Maggio, affrontato da Antonini, Maggio difende il pallone, lo cede ad Amsic, va verso il fondo, ancora Amsic, traversone, ribattuto, Cavani, alto! Nulla di fatto. Dai Napoli, dai! Ancora Gemaili, che è molto aggressivo rispetto a tanti altri compagni di squadra. Cavani ruba il pallone, ancora il Matador, cerca lo spazio per battere a rete, viene fermato fallosamente e c'è l'ammonizione. A Mark Van Bommel, ammonito di questo primo tempo. Ecco l'opportunità per il Napoli con Cavani che viene letteralmente affondato da Van Bommel. Punizione per Barriera ai 9.15, forse un po' meno, scatta Gemaili, Macchi. Attenzione, solo tra due avversari, serve per Lavezzi, apre bene questa volta su Maggio, dai, va in groppa, va in sella e scatta veloce, ancora Maggio, Gemaili, deve evitare Zedorf, Amsic, cerca lo spunto personale, vai dritto così! Che destro fulminante! Ce l'hai! Se ce l'hai, usalo! Ce l'hai! E allora usalo più spesso! Si riparte dallo 0-0, 18 minuti, mentre questa è l'unica nota di un certo rilievo della partita. Amsic, che ha caricato un destro potentissimo, un po' troppo centrale, altrimenti sarebbe stato gol. Centrale! E poi Maggio. Traversone, c'è solo lì Lavezzi, controlla male il pallone, poi prova quando non deve. Thiago Silva, ancora lo scambio con Robinho, scatta subito su di lui Campagnaro, poi tutto regolare, attenzione, Nocerino, traversone in aria, attenzione, Emanuelson alto, rischiamo come dei polli. Secondo corner per il Milan, lo batte Zedorf. Sul primo intervento di Robinho, ma viene fermato. Qui c'è un contrasto tra Gargano e Robinho. Beh, se fischiamo il rigore qui ne dobbiamo dare almeno 5 o 6 per ogni partita. Stiamo rischiando. Dai Cavani, sveglia! Sveglia Matador! Andiamo su, dov'è il branco di cannibali? Andiamo dentro! Dai Gemaili! Ma cos'è questo traversone? Ancora una volta inutile! Rattrizza i piedi Gemaili! Rattrizzali! La rincorsa e poi il traversone, primo palo, allontana Cavani. Restiamo ancora in aria, ma c'è il Milan che tiene il pallone. Emanuelson, ancora Robinho, prova il destro, rasoiato! Grande De Santis! Uncina il pallone, lo blocca il pirata. Mexes. Milan che staziona fisso nella nostra tre quarti, che peccato, ce n'è andato bene Gargano stavolta, il sinistro di Nocerino al lato, nulla di fatto, non è stato dei migliori per il Milan. Gargano, brutto fallo di Zedorf su Gargano, ha dato un calcio proprio in faccia Gargano. Rivediamo la scena, sì, una ginocchiata proprio nella tempia. Da quest'altra prospettiva forse la vediamo meglio. Proprio il piede, altro che ginocchiato. Ci è andato con la gamba dritta. Brutto in ricevere un fallo. Gargano, profondo, cercare Cavani. Lo stop di petto, nulla di fatto. Cavani che ruba palla da Abate. Ma se sono così storditi, perché non gli diamo il colpo di grazia? E diamoglielo questo colpo di grazia! Diamoglielo! Trovizzoli ha segnato la punizione, Cavani era in fuorigioco, ha calciato.
fatto direttamente. Ancora nel Milan con Emanuelson, allarga verso Ibra, colpo di testa, prolungare per Robinho, attenzione, solo in area, meno male, gli abbiamo regalato un'occasione di quelle là d'oro, gliel'abbiamo letteralmente confezionata noi, ma meno male che Robinho ha tirato fuori. Guardate qui, guardate di cosa siamo stati capaci, in due su Ibra e nessuno su Robinho. Si para contro De Santis e Robinho calcia fuori. Sarebbe stato davvero clamoroso subire un gol così sarebbe stato clamoroso. Dai, alziamo la testa, chissà se adesso ci mettiamo un po' paura, lo dice Manzano. Gargano, Gemaili, dai, alziamo la testa e giochiamo, su, così, dai, voglio il branco di Cannibali, eccoli qui, vai Cavani, allarga bene per Zuniga, mettila in mezzo, bene, mettila bene, Hamsik, fermato il calcio d'angolo, che cos'è, lì in mezzo, ma chi interviene? Lavezzi va a lottare, ma non ha la meglio, Van Bommel, recupera Zuniga, giochiamo, maledizione, giochiamo, avanti, la partita si gioca da lì. La porta del Milan è da quell'altra parte. Zuniga. Cosa hanno oggi? Robinho per Ibra. Occhio a Ibra che scatta da fermo. Ancora Ibra verso Nocerino. No, cos'è sta palla? Bravo De Santis che blocca quasi sulla linea di porta. Nocerino. Napoli che si ricompone nel suo 3-4-2-1. Abate a spazio, poi Zuniga gli si para contro. Abate cerca lo spunto verso il fondo, il traversone rimpallato, allontana Campagnaro e poi la palla resta ancora lì, Sede, falto! Ma io non lo so. San Siro. Sarà l'area di San Siro che li combina così. Ancora Ronica. Oh, c'è Ibra da solo, attenzione, la prova a piazzare De Santis, la mette in calcio d'angolo. Ancora io onestamente una partita del Napoli così quest'anno non l'ho mai raccontata. Perché io non ho mai visto il Napoli così, proprio spaventati dal Milan. Eppure il Milan non è il Milan oggi. Ancora la formazione rossonera che gioca palla, vediamo con Thiago Silva. E poi la palla tra i piedi, deve rallentare, poi serve Abate, Zuniga che accorcia su di lui, ancora Van Bommel, inseguito da Cavani, cambia il gioco dalla parte opposta verso Zeedorf, a tu per tu con Maggio, ancora Zeedorf, mette il pallone giù, ha davanti a sé Gemaili e poi la mette in aria verso Ibra. Ci prova Cannavaro, raddoppia Maggio, alla fine il traversone di Antonini, Zuniga di testa a liberare, dobbiamo chiuderci e dobbiamo allontanare la palla, bene, ma rimane a terra Zuniga, in area di rigore. Vediamo che c'è De Santis che va a bloccare Nocerino, si lamenta De Santis forse per un fuorigioco, mi sa un fallo, un'azione molto confusa questa qui. E vediamo che Ibra ha rifilato uno schiaffo ad Aronica. Prova TV qui, qui c'è prova TV. Se l'arbitro non vede c'è prova TV. Ha rifilato un cazzotto ad Aronica. Ecco, stanno discutendo, chissà che non l'abbia visto. Dai, tira fuori il cartellino rosso. Fuori! Ale! Va a casa Ibrahimovic! Bravo! Bravo Ibra! A casa, grazie! Ti ringraziamo! E fategli allungare le mani, fategli allungare, come ha fatto Ibra qui. Guardate Ibra che cosa ha fatto ad Aronica. Guardatelo. De Santis che gli dice pure ma che fa, che combina. Veramente classico. E poi questo è Ibrahimovic che rifila lo schiaffone ad Aronica. Guardate De Santis con gli occhi spiritati, va verso l'assistente e poi Ibra viene espulso. Ecco Gemaili, riusciamo a giocare un po'? Vediamo Lavezzi. E il Poggio, sono uno in meno loro, ricordiamocelo, sono uno in meno. Hamsik scatta, lo accompagna anche Lavezzi, affrontato da Antonini, dai ragazzo, ecco il Poggio, adelante Poggio, adelante, credici Poggio, la mette profonda per Cavani di testa! Cosa ha combinato Cavani? Come si fa a sbagliare questo gol? Come si fa? È pazzesco, guarda qui. Cosa ha combinato Cavani? Mamma mia, giornataccia. Per i nostri attaccanti è veramente una giornataccia. Per carità. Ma in ripartenza ha messo male. Ancora Zeedorf. Galoppa e poi scarica per Van Bommel. Verso Thiago Silva. Attenzione, il destro potente ma alto. Nulla di fatto. La palla per Gargano lasciata scorrere su Campagnaro. Adesso è il Milan che si protegge. Gargano per Hamsik.
da questi a Hindler, dai, a spazio, ci provi, ci prova! E di poco alto, conclusione fiondata da parte di Gökhan Hindler. Dobbiamo fare dalla bandierina a Robinho, la rincorsa e il colpo teso, attenzione, la palla fuori di poco. Ci ha provato il Milan con Thiago. Possiamo giocare a nostro piacimento, controllarli come possiamo. Ancora un traversone, ancora il Milan, ci prova stavolta con Mexes. Palla fuori, nulla di fatto. Gargano, ancora Gargano, palla al piede, finge il tiro, serve Hindler. Dai, facciamo qualcosa, non il solito cross, non il solito cross. C'è Pandev sul pallone, serie di finte, ancora Pandemonio, difende la palla e poi Hindler, da questi a Gargano, dai, qualcuno che calci il tiro giusto, qualcuno che calci il tiro giusto, Lavezzi! Ma che c'hai oggi, Lavezzi? Che cos'hai oggi? Cos'hai? Guarda qui, cosa permettiamo al Milan? Questo contropiede per Robinho, il destro, la parata di De Santis che ci deve salvare De Santis con l'uomo in più, ci deve salvare lui. Emanuelson, attenzione, restiamo lì, tutti fermi, poi la palla toccata da Thiago Silva, occhio adesso Napoli, occhio adesso senza commettere fallo, attenzione, ci prova Antonini alto. Mamma mia, siamo con l'uomo in più, a loro manca lì. Sulla palla c'è il Pocio Lavezzi, ma che cos'hai oggi Pocio? A te l'area di Milano non fa bene, è inutile che pensi ogni tanto a venire qui, lascia stare. Ancora Gargano, verso Zuniga, ma tiriamo ogni tanto, tiriamo una palla ogni tanto, dai provaci tu Cannavaro, prova qualcuno che ci provi, non ci prova nessuno, provateci, provateci, provate a tirare! Ma devo venire io in campo a tirare, provateci! Ancora Cannavaro per Lavezzi, che almeno lui tira. Gargano. E poi in due da lì. Amsic lascia scorrere per Zuniga. Ancora un traversone in area. Ci prova Lavezzi. Va fuori, nulla di fatto. Andiamo a tirare! Andiamo a tirare mezza volta, vi prego, tirate mezza volta! Pure da centrocampo! Datemi questa soddisfazione, mezza volta, tirate! Tirate mezza volta! Amsic con il pallone tra i piedi, ci andiamo a imbottigliare tutti lì, Gargano fermato, poi Zuniga controlla, ancora il Napoli in avanti, un traversone, vediamo chi la tocca, ci prova Lavezzi, poi Cavani, almeno un tiro l'abbiamo fatto, almeno un tiro l'abbiamo fatto. Milan al possesso palla, Van Bommel e poi Antonini, lo va a pressare Pandev, l'arbitro dice che può bastare e può bastare, sì, una partita orrenda, orrenda, una partita bruttissima dove il Milan era nella sua condizione peggiore, mai visto un Milan così, e noi non siamo stati capaci di approfittarne perché non c'è il Napoli solito, il Napoli che piace, il Napoli che quando riparte va a colpire duramente in maniera talmente rude che gli altri poi si spaventano. Stavolta non è stato così, ma almeno torniamo a casa con un pareggio, a niente serve, per carità, però quantomeno riesce a venire fuori da San Siro con un risultato tutto sommato positivo. Dobbiamo fermarci adesso soltanto per pochi istanti, poi torneremo qui allo stadio Meazza per il commento finale di Milan-Napoli.